Non so di cosa stai parlando. Di Daisy, ricordi, facevi tutto con lei. Finché non ci ha buttati. No, vi ha perso. Ci ha rimpiazzati. Lozzo aveva 5 anni, ok? E non è stata lei a rimpiazzarti, ma i suoi genitori. E lo hanno fatto solo perché Daisy ti amava tantissimo. Hai ragione. Tanta rabbia, tanto a lungo. Per nulla. Perdonatemi davvero. Sì, avresti ragione ad arrabbiarti se fossi il neonato o l'altro tizio. Loro non sono stati nemmeno rimpiazzati. Facciamo la ronda, cowboy! Agli ordini! Corri come il vento, Bullseye! Andiamo! Sì, Woody! Questi giocattoli sono splendidi! Forza, Slinky! Ti aspettavo, Mr. Potato! Io amo questi giocattoli! Penso di non essere mai stata tanto felice quanto con questi giocattoli! Già. Solo un idiota potrebbe darvi a giocattoli fighi come questi. Ok, ho cambiato idea. Io li amo e tu non li puoi avere. Me li riprendo tutti. Ciao! Non riesco a credere che mi stavo per dare tutti via. Adesso si va al college. Sarà uno spasso. Perché siete i migliori. E siamo stati vivi per tutto il tempo! You just wrecked your car. You just wrecked your car. Your toys are dark and think you've lost your mind. And you just wrecked your car. Mamma, te lo giuro, i giocattoli erano vivi! Sono vivi, sì, tutti quanti! Siamo tutti d'accordo a dire che è stato un errore. No, tu non capisci! Perché nessuno mi crede? Scusa, sbagliato stanza. Imbarazzante. Ma che sta succedendo?